Dalla gioia per il ritorno al successo con il Pisa all'alto rischio di un punto di penalizzazione per il caso Trotta, ma con la fiducia di una posizione limpida nella vicenda. Nuove ore calde per l'Avellino, che è seguita dall'avvocato Edoardo Chiacchio. Il legale dei biancoverdi ha spiegato l'evoluzione del caso Trotta nel corso di 0825. Secondo la Covisoc e secondo la Procura federale sarebbe stato pagato in ritardo un adempimento dell'Avellino nei confronti della società inglese Fulham. L'Avellino ha rispettato i tempi, addirittura c'era un'udienza a Losanna, dinanzi al TAS di Losanna, ove è intervenuto direttamente il vicepresidente dell'Avellino, il dottor Gubitosa, che ha in quel momento corrisposto una esorbitante somma a folle del Fulham. Ci sono state immagini di dibattimento per una difesa valida, anzi a mio avviso validissima. E quindi la tempistica a favorire la positività irpina nella vicenda, con una vittoria nel primo o nel secondo grado di giudizio, mentre per la questione calcio scommesse è ancora tutto da definire. Questo tipo di situazione, quella indagine, quella inchiesta non è ancora prossima neppure ad un rinvio a giudizio.